Tutto è partito dalla richiesta che mi è stata fatta, perché questo è un lavoro specifico realizzato proprio per questo luogo. E ho elaborato quindi qualcosa di nuovo, ma qualcosa che probabilmente avevo già dentro. E il discorso del legame, perché poi alla fine io penso che il legame tra le persone sia la cosa per la quale vale la pena vivere. I legami sono fondamentali, i legami con le persone che all'interno della nostra famiglia, i legami con gli amici. I legami che si creano nel corso della vita, ecco. Però avere un legame vuol dire sacrificio, cioè un legame lo devi, se ci tieni, lo devi alimentare, lo devi innaffiare, cioè devi coltivarlo come se fosse una pianta perché dia i suoi frutti. E il discorso del legame è anche perché è dal legame che penso che si tragga la forza, l'energia, l'amore per gli altri è importante proprio per quello. Poi ecco, il legame importante e fondamentale del mio lavoro è quello che si viene a creare tra me, tra i miei personaggi e lo spettatore, è fondamentale, cioè io attraverso i miei personaggi raggiungo lo spettatore, quindi è un legame. È anche però un po' la magia della pittura di ritratto, e secondo me è proprio il ritratto come genere pittorico che aiuta in questo. Se vediamo una persona, noi immaginiamo che ci sia un'anima che retroagisca e già questo dà vitalità, cioè si sente, è come se si sentisse il soffio vitale che c'è in quel personaggio. E il fatto che io cerchi di ricreare nel minimo dettaglio questa realtà mi serve proprio a questo, cioè a dare la credibilità maggiore. Non è che io voglio essere più brava della natura, cioè non riesco a ricreare la natura è la natura, però io cerco di avvicinarmi il più possibile a questa realtà oggettiva, proprio perché è il mezzo per raggiungere quella che poi è la cosa che non si vede, cioè la dimensione spirituale dell'opera. Ci sono le storie, non posso dire della loro vita, perché non è che uno guardando il quadro può capire quali sono gli eventi che sono accaduti nella loro vita, però proprio per il fatto che tu leggi un quadro, o dovresti in teoria leggere il quadro, con quella parte di te che è la stessa parte che io utilizzo a dipingere, no? Quella parte creativa che ognuno di noi ha. Il fatto che io scelga certe persone più di altre è perché secondo me hanno delle qualità morali che vale la pena mettere sotto i riflettori. Cioè queste sono tutte persone che io stimo e facendo loro il quadro è come se le omaggiassi del loro carattere, della loro personalità. Mi attirano proprio per il loro modo, per il loro modo di amare, per il loro modo di soffrire. Io un po' le invidio perché vorrei essere come loro nel momento in cui mi capitasse di affrontare una difficoltà. Loro ci sono riuscite, hanno forse capito qual è il segreto. Io vorrei raccontare la loro spiritualità. I titoli, io ho sempre fatto dei quadri senza mai dare il titolo e se mettevo un titolo era il nome del personaggio. E da un po' di tempo a questa parte invece ritengo che il titolo sia molto importante. Perché è come un attributo, è qualcosa che rivela una cosa in più del personaggio. E io faccio scegliere i titoli a queste persone. Vilma e Gianfranca, per esempio, oltre al nome, hanno un titolo, ha un titolo questo quadro, che è stato scelto da Vilma. Lei ci ha pensato un po' e poi mi ha detto: guarda, il titolo per me è un versetto della Bibbia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E questo può essere considerato come il motto della sua vita, cioè lei segue questo pensiero. Tu da piccola hai ricevuto tutto l'amore e l'affetto dei tuoi genitori, adesso tocca a te restituirlo, però gratuitamente. Silvia, Monica e Giorgio invece, anche qua il titolo l'ha scelto lei e ha scelto una frase di Le Corder. La provvidenza nascerà prima del sole. Dietro a questa frase c'è la sua filosofia di vita, c'è la sua fede nella religione cristiana. Rivelano molto del personaggio e anche del fatto che io le abbia scelte. Cioè, diventano proprio delle proposte positive, degli esempi, dei modelli positivi di vita per questo, perché possono offrire una speranza. E qua invece il titolo è venuto fuori col tempo. Questo quadro è proprio dedicato al tempo. All'inizio ho pensato, farò scegliere a loro il titolo come ho fatto negli altri due quadri, però
Poi invece alla fine l'ho scelto io, perché il tempo era predominante, usciva fuori. Il tempo che io ho dedicato a tutta l'esecuzione del lavoro, il tempo che si vede su questi visi, perché sono visi di persone avanti d'età e quindi hanno le loro rughe e si vede, deve uscire, emerge. Il tempo che io ho dedicato a dipingere questo quadro è un tempo di vita mia. È un tempo durante il quale io ho fatto delle esperienze conoscitive, ho fatto delle letture, ho cercato di, ho fatto delle riflessioni e queste riflessioni mi hanno portato ad elaborare un concetto, che è poi quello che c'è in questo quadro. Il titolo è Le risorse del tempo. Il tempo è prezioso, ma non nel senso in cui lo intendiamo noi, che il tempo è tiranno, no, nel senso che noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo prenderci il tempo per riflettere, per entrare in comunicazione con noi stessi. E io vorrei che lo spettatore prendesse il suo tempo per entrare in comunicazione con i miei quadri, perché in quel modo entra in comunicazione con se stesso. La pittura è la mia interiorità che esce fuori, è un prolungamento, cioè le mie opere sono come figli, è un prolungamento del mio essere necessario. Ma quello che conta è il processo, è il viaggio che tu fai con il tuo fare artistico. Il risultato è importante, ma non lo devi considerare solo perché è una pittura tradizionale, accademica, potremmo quasi dire, perché la mia è la pennellata precisa, contenuta, definita. Non devi avvicinarti all'opera d'arte con dei pregiudizi, avvicinati con il cuore, sentila. Poi non è detto che tutti la possano sentire, perché ognuno sente in base al proprio vissuto. Ho pensato che un quadro va visto in solitudine. Io stessa a volte avrei proprio questo desiderio, perché in questi 4 anni io non ho avuto il tempo di fermarmi davvero a guardarli, cioè, e recuperare, non so se mi spiego, un po' difficile. Cioè io adesso che li vedo qua vorrei avere una poltrona, mettermi qui e gustarmeli. Penso che puntare sui valori sia fondamentale, cioè se vogliamo vivere e non sopravvivere, perché la maggior parte delle persone sopravvive, ma la vita va vissuta bene, cioè è così preziosa. Ecco, forse quello che cerco di fare è vivere secondo il mio sentimento. Io devo sentirmi bene nelle cose che faccio. Se devo fare qualcosa che mi rendo conto che mi crea disagio e che mi crea imbarazzo, non lo faccio. Io penso che un artista la cosa principale che debba fare è fare il suo lavoro. Poi del resto non si deve preoccupare, perché una volta che lui si esprime, una volta che ha tirato fuori quello che c'è dentro di lui, basta. E la pittura ha tanto da dirti, ma se tu non ci dedichi del tempo, non cogli queste cose che sono sottili, sono velate. Tu guardi un quadro, vedi le figure, bene, fermati, guarda nei loro occhi. Guarda il contesto del quadro, guarda cosa c'è dentro, analizza, cioè in base a tante cose, allora forse riesci a capire il vero senso di quella pittura.